Bentornati a Master Bug, cucinare con gli insetti. Bene, oggi procederemo con una ricetta semplice, molto facilmente replicabile e della tradizione prettamente italiana, ossia la classica carbonara. Ecco, una classica carbonara però arricchita come sempre con un ingrediente speciale, ossia gli insetti. In questo caso ho sostituito la classica pancetta con delle pupe di baco da seta, degli insetti che hanno proprietà diversificate rispetto alla carne, sono sì altamente proteiche ma hanno anche una buona quantità di vitamine e un basso valore di grassi, quindi utilizzerò questo al posto appunto della pancetta. Gli altri ingredienti sono quelli appunto classici, quindi abbiamo appena detto, e ve lo faccio anche vedere, queste sono le pupe di bacco da seta, però chiaramente non può non mancare anche il pecorino, circa 25 grammi, due tuorli di uovo e chiaramente sale, pepe, quanto basta, oltre che chiaramente anche agli spaghetti, in questo caso appunto circa 200 grammi. Allora, la ricetta di per sé appunto è molto semplice, quindi andiamo semplicemente a cuocere gli spaghetti, in questo caso circa 9 minuti in acqua bollente chiaramente, e teniamoli sicuramente al dente e una volta appunto pronti andremo anche a prepararli appunto con gli altri ingredienti. Nel frattempo andiamo a soffriggere, diciamo così, le nostre pupe di baco da seta che sono in questo momento disidratate, quindi andiamo un po' a mollarle e a renderle più croccanti, e contestualmente poi chiaramente prepareremo anche i due ingredienti top, ossia i tuorli di uovo con il pecorino. Quindi procediamo intanto con il buttare la pasta. Contestualmente andiamo a prendere un contenitore in cui andare a inserire i nostri due tuorli di uovo e i 25 grammi di pecorino. Andiamo chiaramente ad amalgamare il tutto. E questa sarà appunto la base della nostra carbonara. Ok, mettiamo da parte e in un altro piccolo padellino, già con un filo d'olio, andiamo ad inserire le nostre pupe di bacco da seta. E andiamo quindi a soffriggerle. Ora andiamo ad attendere questi famosi 9 minuti per la pasta e poi uniremo tutti insieme i componenti, quindi a tra poco. Bene, la pasta è cotta, quindi andiamo semplicemente a inserirla nel nostro contenitore dove abbiamo precedentemente mescolato i due tuorli d'uovo con il pecorino. Prima però inseriamo anche le nostre pupe di bacco da seta. Andiamo a mescolare il tutto. E
quindi andiamo a inserire i nostri spaghetti. Ed eccoli qui. La pupa, diciamo che ricorda vagamente dei pezzi appunto di pancetta all'interno della nostra pasta. L'odore è decisamente diverso, in effetti è un po' più carico, un po' più presente, un sapore, forse un odore probabilmente più intenso, più forte, appunto, come dicevo. Ok, la nostra pasta è ben mescolata, andiamo quindi ad impiattare. Ed ecco qui il nostro piatto, andiamo a guarnirlo ulteriormente con del pecorino. Ed ecco qui il nostro primo, come avete visto, molto veloce, un primo che associa al buon carico proteico degli insetti nel piatto, quindi andiamo ad aggiungere vitamine, andiamo ad aggiungere proteine, andiamo a eliminare una buona percentuale di grassi, essendo appunto anche la pupa un insetto con non troppi grassi, quindi ideale per diete proteiche. Quindi, se questa ricetta vi ha incuriosito, vi ha stuzzicato, se avete l'acquolina in bocca, e spero di sì, insomma, come potete vedere dal piatto, è decisamente invitante. Vi invito a seguirmi ancora nelle prossime puntate, perché ne vedete delle belle, perché qui noi cuciniamo insetti con Masterbach. Alla prossima puntata!